manifestazione alla gara dei go-kart, non si può chiamare palio, però è un po' un assaggio in vista di luglio. Sì, io mi ha fatto tanto piacere venire perché davvero vedo guardate la gente come ha voglia di stare insieme, come parlano, ovviamente è una cosa profondamente diversa, ma è il significato di questo happening, chiamiamolo così, è proprio legato alla voglia di stare insieme, perché il padre è esattamente questo, pur nelle nostre eterne diversità, anche nelle nostre rivalità, poi in realtà ci piace stare insieme e magari anche qualche volta litigare, questo è, ma è l'emblema della nostra comunità, che però è una comunità che poi alla fine trova sempre una sintesi di tutti questi fatti. E in fondo è un modello culturale, sociale, che a mio modo di vedere insegna tante cose, o meglio, ora insegna no, ma è un esempio antropologico, secondo me, da rifletterci sopra. Io non voglio insegnare niente a nessuno, nemmeno credo i contradaioli, nemmeno i senesi, però credo sia un elemento. Sapete bene che c'è un'antropologa che sta studiando il palio in tutte le sue forme, proprio perché credo che sia un qualcosa che dimostra come si può stare insieme pur avendo ognuno le proprie identità, le proprie diversità, nello stesso tempo avere le proprie amicizie, anche delle rivalità che però vengono contenute nell'ambito di una ritualità ben precisa, che è proprio quella del palio. La riprendiamo, sindaco, questa ritualità? Ce la facciamo? Un percorso io spero in salita. Spero di sì, un percorso in salita, certamente non. Io credo che il palio sia quello che ho sempre detto, cioè una festa di popolo. Era impensabile fare una festa con le sedie in Piazza del Campo, ancorate alla piazza, ancorate ai mattoni a coltello, al piancito, non era pensabile. Io credo che non bisogna mai fare l'errore, lo dico sempre, di considerare il palio una corsa di cavalli. Il palio è una festa di popolo. Se il popolo vi partecipa in maniera adeguata, allora noi il palio lo vogliamo fare e speriamo davvero di poterlo fare nel 2022. Solo il Green Pass basterà? Spero di sì, al limite il Green Pass è anche un tampone fatto ovviamente con gli opportuni presidi in un tempo abbastanza limitato rispetto all'accesso alla piazza, per esempio. Non ha Green Pass o anche per quelli che hanno il Green Pass? Forse per tutti e due, ora vediamo un po' come si sta evolvendo io vorrei davvero che ci dessero la possibilità di fare il palio alla nostra maniera, che però non vuol dire che sia una maniera rischiosa, questo tengo a precisarlo, alla nostra maniera però in sicurezza. Ultima cosa, avete visto anche io quando abbiamo deciso di annullare il palio mi piangeva il cuore a pensare a tutti quei 160 cavalli che erano al ceppo e che dimostravano ancora una volta che i senesi vogliono esserci, gli allevatori vogliono esserci, i fantini vogliono esserci, ma soprattutto ci vogliono essere i contradaioli e i senesi.